E in questo lavoro noi cerchiamo di guardare un po' quelle che sono le origini della recente stagnazione del capitalismo italiano e il nostro punto di partenza sono gli anni 90 in particolar modo l'inizio degli anni 90. E la nostra lettura di quel periodo, ovviamente è la nostra interpretazione ci può essere più o meno d'accordo, è che in quegli anni si è un po' maturata l'idea e la consapevolezza che per superare quelli che erano i primi segnali di, di, di difficoltà del capitalismo italiano fosse necessario implementare una serie di riforme che per quanto possibile potessero avvicinare quanto più possibile l'economia italiana al modello delle economie liberali, economie liberali di mercato. E questo è stato realizzato attraverso un'ampia serie di riforme che ha guardato diversi, diversi aspetti, sia intervenuti sul mercato del lavoro, con inizialmente l'abolizione della scala mobile nel 1992 e poi i primi interventi che hanno introdotto flessibilità nel mercato del lavoro, riforme del sistema creditizio, riforme del mercato dei beni, apertura, riforma in parte del diritto societario. Apertura del commercio internazionale e, non ultimo, l'accelerazione del progresso di integrazione europea, con l'ingresso eh, alla fine degli anni '90 nell'euro. E, e la logica che spingeva questa, questa diciamo, serie di riforme era una logica che prevedeva che una maggior eh, mobilità dei fattori produttivi avrebbe concesso alle imprese di ottenere guadagni di produttività. In un contesto di apertura al commercio internazionale, questo avrebbe permesso di guadagnare competitività sui mercati internazionali, quindi di sfruttare meglio le economie di scala, che all'opposto, nei sistemi di piccola impresa che si erano diciamo, sviluppati precedentemente, non erano sfruttate al meglio: e questo avrebbe concesso di ottenere ulteriori vantaggi di efficienza, e quindi innescando una sorta di crescita virtuosa e potenzialmente sostenibile nel tempo. Eh, il nostro punto però è che diciamo, il funzionamento di questa serie di, di nessi causali si basa su due precondizioni importanti. La prima è che ci siano eh, fattori produttivi facilmente trasferibili e la seconda è che eh, ci sia un'organizzazione un della produzione che sia eh, propensa a sfruttare al meglio l'economia di scala. Il nostro argomento è che nessuna di queste due precondizioni effettivamente era soddisfatta dalle caratteristiche del capitalismo italiano così come era emerso dalla fine degli anni Ottanta. Primo perché le risorse produttive, soprattutto il lavoro, avevano caratteristiche fortemente specifiche all'impresa, piuttosto che al settore, come nel modello tedesco, o relativamente poco specifiche come nel modello di capitalismo americano. E questo cosa significa? Significa che in un contesto di risorse specifiche il trasferimento delle risorse tra imprese è comunque costoso anche in presenza di piena flessibilità dei fattori produttivi, perché comunque le risorse devono essere riadattate a quelle che sono le caratteristiche specifiche di ogni impresa. Secondo, L'organizzazione della produzione nei sistemi di specializzazione flessibile, nei sistemi di piccola impresa, era un'organizzazione molto più propensa a sfruttare l'economia di specializzazione piuttosto che l'economia di scala. E il passaggio dalle une alle altre non è così automatico come tendenzialmente a volte si tende ad assumere. E quindi il risultato qual è stato? È stato che, anziché favorire il convergere dell'impresa verso un unico modello di impresa medio-grande, competitiva e attiva sui mercati internazionali. Queste riforme hanno in realtà prodotto degli incentivi piuttosto divergenti per quel che riguarda le strategie delle imprese. Da un lato, le riforme sul mercato del lavoro, tenendo in considerazione quell'elemento di specificità che vi dicevo prima, hanno portato come effetto principale una forte, la possibilità di ottenere importanti risparmi sul costo del lavoro. Ad esempio, ehm, questo grafico vi fa vedere l'andamento dei salari relativi rispetto alla media europea d'Italia, che è la linea in basso. Rispetto a Germania e Francia, nel periodo che, di cui vi sto parlando. Si osserva che effettivamente a partire dagli anni '90 c'è stata una forte riduzione dei salari italiani rispetto, ad esempio, a Francia e Germania. E questo cosa ha creato? Ha creato un incentivo per le imprese meno produttive eh, per poter recuperare profittabilità attraverso il basso costo del lavoro, anziché attraverso investimenti in efficienza e in crescita della produttività. Allo stesso tempo, però, le riforme di cui vi ho parlato prima hanno creato anche incentivi, se vogliamo dire così, virtuosi. Ad esempio, l'apertura del commercio internazionale in un contesto di crescita dei paesi emergenti ha portato, ad esempio, alla possibilità di ottenere importanti ehm, opportunità sui mercati internazionali in termini di export, soprattutto per le imprese in grado di esportare prodotti di qualità. E se guardiamo la performance dell'export italiano in termini di qualità, eh, come si vede in questo grafico, effettivamente ehm, l'export italiano ha fatto molto bene. Quindi la nostra lettura eh, di, di questo andamento è stato che di fatto quello che si è generato nel corso degli anni 90 e poi si è accentuato negli anni 2000 è stato che c'è stata una sorta di polarizzazione negli orientamenti, diciamo, competitivi delle imprese. Alcune imprese che noi stimiamo intorno al 20% del manifatturiero, quindi comunque un numero non piccolo di imprese, si è orientato verso una strategia, diciamo così, virtuosa di concorrenza basata sulla qualità e caratterizzata da investimenti in capitale fisico, capitale umano e export. Un altro Parte delle imprese che noi stimiamo intorno al 35% invece del manifatturiero ha adottato una strategia completamente opposta, vale a dire concorrenza basata sui costi, pochi investimenti in capitale fisico e capitale umano e ampio ricorso a ehm, forza lavoro poco qualificata, ma al contempo a quel punto anche poco costosa. Un altro gruppo di imprese invece, diciamo il 45%, quindi le rimanenti, è, restato, è rimasto diciamo, in una strategia un po' a metà tra questi due poli. Okay. Ora. Qual è stato l'effetto aggregato di tutto questo? È stato fondamentalmente duplice. Da un lato, e vedete il grafico sulla sinistra, è stata una stagnazione della produttività aggregata. Eh, la linea rossa è l'Italia, la blu e la gialla sono eh, Francia e Germania. Eh, stagnazione della produttività aggregata che per i è spiegata da cosa? Dal fatto che i guadagni di produttività delle imprese, per così dire buone, quelle di qualità, è stata più che compensata in senso negativo dall'andamento invece... Negativo della produttività delle imprese meno buone o quelle basate sui costi. Questo cosa ha generato, e questo è il secondo diciamo, andamento aggregato: ha generato una forte espansione o crescita dell'eterogeneità tra le performance di imprese. Il grafico che vedete sulla destra fa vedere la dispersione intrasettoriale della produttività, quindi qua stiamo parlando di imprese all'interno dello stesso settore, e quello che si nota è un ampliamento molto forte della dispersione, quindi ad imprese che sono andate molto bene se ne sono associate altre che sono andate molto male. Ora, perché secondo noi, e con questo mi avvio a concludere, perché secondo noi questo è un tema, è un argomento importante e quali sono due possibili controargomentazioni. Secondo noi è importante perché se questa lettura è corretta, in realtà eh, diciamo, l'interpretazione che si dà del declino italiano come un, un fatto sistemico che ha coinvolto tutto il sistema produttivo è una lettura eh, forse eccessiva in senso negativo, nel senso che quello che si è osservato in realtà è stato l'effetto composito di due dinamiche molto diverse tra imprese, e ripeto, un quinto del manifatturiero, che sono andate molto bene e imprese che sono andate molto male. E questo ha anche diciamo, qualche impatto sulle implicazioni di policy, su cui dirò qualcosa tra, tra pochissimo. E, le due contraargomentazioni quali sono? Beh, primo che in realtà eterogeneità esiste in tutti i sistemi produttivi, cioè in tutti i modelli di capitalismo, ci sono imprese che competono sulla qualità, imprese che competono sui costi. Quindi la domanda è qual è l'aspetto innovativo. La seconda contraargomentazione è che in realtà l'esistenza di eterogeneità non è incoerente con un declino de generalizzato del capitalismo, soprattutto se sia le imprese di qualità che le imprese di costo perdono diciamo, competitività rispetto alle imprese estere. Okay. Per quanto riguarda questo secondo punto, in realtà noi abbiamo alcune evidenze, abbiamo fatto qualche esercizio, in cui abbiamo comparato le migliori imprese italiane, quelle di cui vi parlavo prima, quel quinto, di imprese manifatturiere, con le migliori imprese tedesche, assumendo che queste siano diciamo, l'impresa alla frontiera. E in realtà non c'è grande differenza né in termini di produttività, né in termini di investimenti in capitale fisico, né in termini di investimenti in capitale umano, né tantomeno nell'export. Anzi, alcune volte le imprese italiane fanno meglio nell'export. Ovviamente dove c'è grande differenza è tra le imprese meno buone, che nel caso italiano sono molto peggiori delle imprese meno buone tedesche. Per quanto riguarda invece il primo eh, controargomento: diciamo: cioè il fatto che eterogenea c'è sempre. È vero, sicuramente c'è sempre, sempre stata eterogeneità nel capitalismo italiano, ma quello che noi abbiamo osservato è che questa eterogeneità è cresciuta molto negli ultimi vent'anni, secondo diverse dimensioni. Ad esempio, se noi guardiamo ai differenziali salariali, questi sono i tre gruppi di imprese che vi, di cui vi parlavo prima, sono cresciuti molto negli ultimi vent'anni tra le imprese qualità e le imprese costo. La stessa cosa è vera se guardiamo i differenziali di investimento, anzi in questo caso è ancora più accentuata la differenza, cioè le imprese di qualità hanno investito molto di più delle imprese costo ed è vero anche ovviamente per quanto riguarda i differenziali di produttività. L'unica variabile in cui all'opposto c'è una tendenza che è convergente anziché di eh, crescita dell'eterogeneità è la variabile profitto. Se noi guardiamo l'andamento del differenziale di profitto tra le imprese buone e le imprese meno buone, quello che si è avuto in questi vent'anni, soprattutto nella seconda metà degli anni 90, è una significativa riduzione di questo differenziale. Ora, segnalo che se in un sistema economico esiste un crescente differenziale di produttività e un convergente differenziale di profitto, questo crea un grosso problema, perché significa che il sistema economico è sempre meno in grado di selezionare attraverso un meccanismo di mercato le imprese buone dalle imprese cattive, perché i differenziali di profitto sono molto bassi. E perché sono bassi? Perché ovviamente le imprese meno buone possono sfruttare molto agevolmente il basso costo del lavoro poco qualificato. Ora, quali sono le eh, implicazioni di policy di questo discorso e con questo chiudo? Sono che se questa lettura è, è convincente, diciamo, il recupero di un, di, un, di, una, di un percorso di crescita passa inevitabilmente dal creare le condizioni per cui un numero crescente di imprese trovi conveniente spostarsi su una strategia di qualità e un numero... Minore di imprese trovi conveniente spostarsi su una strategia di costo. E questo passa da due cose: rendere il ricorso al basso costo del lavoro più costoso e rendere gli investimenti in conoscenze in capitale umano meno costosi. Per quanto riguarda il primo, ad esempio, due forme di intervento che potrebbero ottenere quel risultato sono l'introduzione di un salario minimo e l'introduzione di negoziazioni che leghino produttività e salari ex ante piuttosto che ex post. Per quanto riguarda invece il costo degli eh, investimenti in capitale fisico-umano, ovviamente in questo caso gli interventi sono eh, facilitare l'accesso al capitale umano, recuperare partnership pubblico-private in progetti innovativi e non ultimo anche facilitare il ricorso all'offerta e la capacità dell'impresa di assorbire capitale manageriale che in Italia è, a volte è piuttosto scarso. Con questo concludo, grazie.